sommo sacerdote. A cosa devo questa visita inaspettata? Può essere che l'antica profezia ebrea stia per avverarsi. Un altro re nelle mie terre? Sì, o re, il re dei re, il Messia. Scriba, voglio riascoltare la profezia. Io re, vuoi ascoltare l'antica profezia sul Messia? Eccola, la stavo studiando e trascrivendo proprio in questi giorni. Si trova nel rotolo del profeta Michea e risale a circa 7 secoli fa. Leggi dunque. Sì, certo, ecco le precise parole del profeta. Ma da te, Betlemme di Efrata, la più piccola tra le borgate di Giuda, da te uscirà per me colui che dovrà regnare su Israele. Colui che dovrà regnare? Dice proprio così? Mio re, il testo risale a 7 secoli fa. Anche volendo leggerlo in una maniera più moderna, il senso resta lo stesso. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Attento però, re. I falsi messia nascono ad ogni soffio di vento. D'altra parte, gli ebrei da secoli che aspettano che la profezia sia vera. Il presepe di Baselice è anche cura dei particolari per la rappresentazione delle scene e di tutti i suoi dettagli. Lo vediamo ora con lo scriba, lo vediamo col tonsore, con tutti gli altri mestieri antichi e della vita quotidiana. Sì, vediamo per esempio lo scriba. Lo scriba era l'esperto delle sacre scritture. Questo soprattutto è importante da far vedere anche ai bambini. Si scriveva su delle tavolette di legno su cui era stata messa della cera. Con una specie di pennino di metallo scriveva, poi quando qualcosa doveva cancellare toglieva questa cera, passando sopra si cancellava. Ecco da cui è venuta la tabula rasa, cioè la tavoletta era stata rasa, pulita, quindi cancellata. Dettagli che si rivelano anche nell'uso degli attrezzi antichi proprio. Sì, perché questo, il nostro presepe, è far vedere soprattutto ai bambini, alle persone, ai ragazzi diciamo così moderni, di che cosa, come si svolgeva la vita nel passato, nelle nostre zone, nei tempi antichi. Viaggio in Molise che ci porta alla scoperta della 7ª edizione del presepe di Baselice. Ed ora, cari amici, ci addentriamo proprio nella parte, nel vivo della vecchia Betlemme, tra botteghe e antichi mestieri. Rimanete con noi per scoprirne di più. Antichi mestieri dopo il vasaio, il maestro cestaio, l'arrotino e tanti altri, troviamo anche la profetessa. La profetessa era quella che profetizzava il futuro masticando delle foglie di alloro e poi le scriveva su una pergamena a secondo delle cose che lei venivano in mente mentre masticava queste foglie di alloro. Questo si riallaccia anche all'antica tradizione romana. Sì, all'antica tradizione romana dove erano gli auguri cosiddetti che profetizzavano il futuro in base al volo degli uccelli e quindi era molta gente si recava soprattutto per conoscere e per sapere il futuro. La venuta di Cristo sulla terra era stata annunciata nei secoli da Abramo, da Mosè, Davide, Isaia, fino a Giovanni Battista.
Cristo nostro Signore fu annunciato da tutti i profeti. La Vergine Madre lo attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Io lo vedo, ma non ora. Io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Siamo nel punto nevralgico della Betlemme ricostruita qui a Vaselice. Siamo nel mercato. Tanti gli ambulanti, ma anche carri di legno, utensili, addirittura un asino con la mola. Sì, queste erano le macine con cui macinavano il grano. Questo lavoro o lo facevano gli schiavi nell'antica Roma, oppure utilizzavano gli asini oppure altri animali da soma. È un ambiente vivace e dinamico, proprio come un tempo, e si respira davvero un'atmosfera tangibile della vita di comunità. Un'altra caratteristica è la vita di allora, che da far vedere soprattutto ai bambini, perché certe tradizioni sono andate perdute e noi le riportiamo, mano a mano le riportiamo di nuovo nel vivo. Don Michele, qual è il messaggio del presepe vivente di Vaselice? La mia speranza è che il Natale, che purtroppo in alcune parti rischia un po' di calare come bellezza e come entusiasmo, sia il sogno un po' di tutti. È il sogno più grande che possa rendere la nostra comunità davvero bella e soprattutto unita. Perché quando una comunità è unita, l'unione fa la forza, tutto si può superare, anche le difficoltà più grandi che la vita a volte ci può riservare. Il presepe è voluto dalla parrocchia di San Leonardo Abate con il supporto dell'associazione Gli Amici del Presepe e del Comune. Sì, grazie anche alla collaborazione del Comune, che comunque cerca di fare il possibile per rendere fattibile questo presepe, perché a volte non è semplice. E poi insieme a loro abbiamo cercato anche di, insieme al Comune, insieme agli amministratori, di inserire anche i nostri prodotti tipici. Infatti all'uscita del presepe chiunque vuole può fermarsi e mangiare qualcosa del nostro paese, tipico del nostro paese, in modo che possiamo fare bene allo spirito ma anche al corpo, no? Quindi rendere ancora più piacevole il passaggio qui a Vaselice.